Benvenuti amici YouTube, qui è Ocram1993 e siamo qui in un nuovo episodio della Ruota degli Animali di Yu-Gi-Oh! Partiamo subito, prima di partire iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, arriviamo a 4.000 iscritti, raga, manca veramente pochissimo, mi raccomando iscrivetevi, lasciate un like al video, condividetelo con i vostri amici, seguitemi anche su Instagram se volete come Ocram1993, potete anche seguire il profilo di Michael che vi lascerò in descrizione. Direi di partire subito con questo episodio, siamo sul punteggio di 3 a 1 se non erro, dopo una settimana di stop ripartiamo, quindi vediamo un po' che cosa ci uscirà questa settimana e se riusciamo a vincere ancora. Attenzione, attenzione, gatto al pelo. Ero preoccupato per l'altra Bee Wasp. Gatto, ci sta, dai. Vediamo un po' cosa riusciamo a costruire. Ciao a tutti, sono Michael e siamo qui con un altro episodio della Ruota degli Animali, precisamente il quinto. Andiamo subito a girare la ruota e vediamo quale animale ci esce. Ci è uscito Ape Vespa, va benissimo. Ok, adesso, siccome la volta scorsa abbiamo perso, ci tocca girare la ruota delle staple e vedere anche qui che cosa ci esce. Allora, attenzione, di nuovo warning. Quindi abbiamo due warning come staple. Qui abbiamo il rumasuglio del mazzo della scorsa volta, vi lascerò il link qui in alto a destra per vedervi l'episodio. Serpente è stato veramente fantastico, come potete vedere, c'è di tutto, un extra bello pieno. Ok, quindi direi di andare a pulire. Cerchiamo subito la nostra staple che abbiamo sbloccato finora per l'unica sconfitta che abbiamo ricevuto. Adesso sono sicuro che a sto giro Michael riuscirà a farsi valere. Allora, vediamo un po' con Cat cosa abbiamo. Allora, facciamo Cat spazio. Allora, Magi Specter, buonissimo. Non c'è molto con cui lavorare qua. La vedo molto male qua. La vedo molto male. Poi Lunalight, Panther Dancer. È una pantera, forse meglio di no. Però Cat Dancer sicuramente. Squalo Gatto che ha usato Michael nell'episodio con gli squali. Vi lascerò il link anche di quel video lì che è stato molto bello. E basta, questo qui è il nostro mazzo, direi che come partenza non va molto bene, vediamo un po' se facciamo spazio cat, c'è anche rescue cat, ora che mi viene in mente, qualcos'altro ci sarà. Allora, bello questo topolino, Lunalight Blue Cat, questo è forte, si rimpiazza da solo, Catapult, rescue cat, fortissimo, Lock Cat, noi mettiamo tutto all'inizio e poi Catabolism e poi facciamo un po' di scrematura dopo per essere sicuri. I Melfi, buonissimo. Fabled, Fluffal Cat, ok, ce n'è, stanno arrivando. Undragon Catapult Cannon, direi di no. Tutte le catapulte ci sono. Come una catapulta, bello questo, succulento, non lo faremo mai però. Questo magari sì, è fattibile, un rango 2 più sensato di Cat Shark sicuramente. Catvari, Catbat. Ah, va direttamente nella side quando è finito l'extra quello. Questo? C'entra nulla. Ce n'è, dai. L'importante è arrivare alla quarantina almeno. Black Cat? Astrofi, cos'è? Durante la battle phase dell'avversario, se controlli due o più mostri coperti in posizione di difesa, termina la battle phase. Prima di questa carta dal cimitero e seleziona come bersaglio due mostri scoperti sul terreno. Vabbè, l'altro effetto non si può fare, però se controlliamo due mostri face down, chiudiamo la battle phase. Noi consideriamola questa. Gatto quantico. Evochiamo questa carta, buonissima, una bella trappola continua che si evoca. Siamo arrivati a 40 precisi così. Poi qualcos'altro con i gatti sopra di forte. Allora, cerchiamo sicuramente Neko. Perché qua ci sono dei gialloni. Questo cos'è? Un livello 6. Non possiamo farci. Questo qui è un rango 9, purtroppo. 2000 difesa, sì, però un tributo. Questo 1100.
Costrick, dopo ce la leggiamo. Necomane King. Non è proprio il massimo, questo mazzo ora come ora, però possiamo lavorarci su. Andiamo subito a montarci il mazzo ape. Ape barra Vespa. Allora. Se scrivo B ce n'è tanti. Però non sono tutte api. Questa è un'ape o è una Vespa? Vabbè. Se questa carta viene distrutta in battaglia, mandata al cimitero, puoi evocare un livello 4 meno wind up dal tuo deck, quindi anche con lo stesso nome. Magari inseriamola, poi vediamo. Puoi tributare questa carta, è un insetto, è un mostro insetto scoperto, eccetto un altro con questo nome. E pesco due carte. Mettiamole. Non si sa mai. Allora, vediamo che api ci regala il gioco. Questa sembra forte. Ok, questa una volta per turno dimezza l'attacco di un mostro dell'avversario fino alla fine del turno. La mettiamo in 3x. Poi possiamo provare a scrivere Kitten anche. Kit, mettiamo solo Kit. Allora, Guerriglia Kite. Tra l'altro, gatto è. Ecco, Wind Up Kitten. Il mazzo con cui mi stavo confondendo nel primo episodio che mi è uscito topo. Vi lascerò il link qui. E avevo cominciato a mettere anche i gatti per sbaglio per colpa del Wind Up, che mi sono confuso un attimo. Possiamo provare Gato. Non credo. Alligator. Ah, con un gatto. È un performapal buono, buonissimo. Meno male che ho cercato. E basta, ci sono gli alligatori. Tra l'altro alligatore forse è un archetipo che non abbiamo messo. Non pensavo ce ne fossero abbastanza. In effetti non sono molti. Ok, la roba con cui lavorare ce n'è. Scriviamo Vespa. Oh, qua c'è tutto un mazzo che è. Oddio, va benissimo. Battle Wasp. Mettiamo tutto in 3x. E voilà. Io butto tutto dentro. Vai, anche i sincro. Sto giro ci è uscito un mazzo praticamente, un archetipo. Triplicate Kit. Questo è speciale Link, ma non ne abbiamo. Ferrigit non è una specie di. È un gatto, sì. Eh sì, questo è proprio un gatto. Questo è proprio un gatto. Questo è proprio un gatto, ragazzi. Qua cambia la situazione, attenzione. Quindi Kit la possiamo attivare. Sì, banniamo dal grave e portiamo il Tri-Brigade. Qua dobbiamo inserire i due warning e anche il Galaxy Cyclone. Ci mancano 4 slot. Vediamo un po' cosa posso mettere. Se scrivo, mettiamo mostro. Tipo, andiamo su insetto. C'era un altro gatto, no, mi sbaglio. Però i gatti ci saranno qua. Sì, qua c'è sicuramente in basso a destra, lo vedo. Un ottimo rango 2 anche questo. Possiamo togliere la fusione Lunalite, che tanto non possiamo fare. No, possiamo farla la fusione Lunalite. Attenzione, questo qui non possiamo fare. Rango 9. Anche qua ci sono comunque tutti. Mettiamo una di questa, non so cosa fanno. Non ho più tempo per leggerli. Togliamo uno squalo gatto e una di queste. Mettiamo questi qua.
Ctrl Z? No. Questo potrebbe farci perdere un po' di tempo. Questo potrebbe farci perdere un po' di tempo. Volevo fare sort, ho fatto clear. Mamma mia, ragazzi, no. No. Fortissima. Scegliamo come bersaglio un insector che controlliamo e due carte scoperte dell'avversario e le distruggiamo. Madonna. Intanto salviamo. Scanso di equivoci. Facciamo sort. Ok. Dai, siamo ritornati in pista. Il tempo sta diminuendo brutalmente. Questa qua non mi convinceva troppo perché deve far ritornare 2-1. Ed è un po' complicato che accada. Sono le. Quanto tempo abbiamo ancora? Pochissimo. Ok, dobbiamo ancora cercare tutte le carte di archetipo. Questa da trappola non serve a nulla praticamente. Così siamo a 40. Poi il removal da Magispectre. C'era proprio quella con il gatto sopra, tra l'altro. Sì, questo spacca uno. Possiamo giocarla perché abbiamo sbloccato questo Magispectre qua. Poi avevo cercato anche Gato. C'era il gatto per Formapal, assolutamente, che ci dà accesso a quella trappola per Formapal forte. Meno male che ho abbastanza memoria, ma sono sicuro che in realtà ho perso qualcosa rispetto al mazzo che stavo costruendo prima. Mamma mia, ragazzi, che erroraccio. Poi possiamo anche fondere due di questi. Per fare questa, perché richiede due mostre Lunalight, è un gatto, questo è anche un gatto, quindi possiamo anche mettere polimerizzazione volendo. La domanda è, ne vale la pena? Forse no, ma per lo spettacolo questo è altro. Oh, Naturia. Questo già c'è. Sono tutte uguali queste api. Non capisco, magari le ho già messe dentro. Magari no, ci passo sopra e non me ne accorgo. Seleziona tre bestie nel cimitero con nomi diversi, rimischi e peschi uno. È forte questa, eh? Questa è forte. Bestia, bestia, bestia. Sì, sono tutte bestie. In sostanza, quindi questa è veramente forte. Possiamo mettere massimo tre carte per tre archetipi. Quindi tre carte Melfi, tre carte Magispectre. E tre carte per Formapal. Siamo perfetti. Polimerizzazione ci è concessa perché abbiamo il Lunalight e anche la fusione è un gatto. Qua è una carta con un gatto sopra. Quindi il mazzo è a posto. Direi che possiamo partire. Speriamo in bene. Penso che il fulcro del mazzo sia questo tuner che ci permette di evocare tutta sta roba gigante. Spero, non lo so. Io adesso vi saluto, ci vediamo tra poco nel duello con Marco. Ok, eccoci qua. Allora, com'è andata? È andata bene, dai. Penso di essere stato fortunato. Ora tocca a me vedere se riesco a far uscire le mie doti da duellante. Vai, partiamo allora. Anche a me, secondo me il mio mazzo non è malaccio, però mi è appena venuto in mente che non ho considerato assolutamente una cosa. L'assenza di potere di attacco. Ma vuoi vedere che siamo in mirror di nuovo? Tra l'altro il mirror ce l'avevano chiesto in tantissimi di fare il mirror match, quindi non sarebbe malaccio come cosa. E voilà. Un altro mirror. Sarebbe interessante. Dovremmo fare un episodio speciale solo Allora, mirror. mi devi dare tempo, eh. Oh mamma mia. Mi stava per uscire questa, ma è per pochissimo non mi è uscito quello. Lunalight. Eccola che parte, fortissimo. Quindi gatto. Eh sì. A 1600 cross. Interessante. Una volta per Allora. turno posiziona come bersaglio un mostro controllato avversario dimezza il suo attacco fino alla end phase. Bella. Va sopra ogni cosa sta roba.
Non l'ho mai vista. E facciamo così. Scusa, quello è un gatto. Guarda bene. Allora. Anche la coda. Chi poteva fare questo? Son scemo. Attenzione, uno stratega. E si attiva anche l'effetto se non erro. Ah no. Non doveva raddoppiarsi. Damage non penso. Quindi sono già sotto, mi stai dicendo quello. Vediamo un po'. Che forte. Attenzione. E voilà. Mi senti? Sì. No! Ah no, aspetta, posso scenare. Mi sto spaventando tantissimo. Posso anche scegliere, Beast Divino, non vorrei mai che avessi superpoli. Ma non crepa comunque. No! Ma non crepa comunque. È perché questi qua c'è proprio scritto questa carta resta ancora una carta trappola, purtroppo. Se non erro, posso fare sta roba fantastica, allora. Non pensavo neanche di riuscire a farlo, sto coso. Poi evoco normalmente Lock Cat. Perché non va? In discard normal summon you can select one level. Ah, one level one, sono deficiente. Madonna che meno che ho fatto. Volevo restarmi kit, non l'ho letto. E niente. A parte che potevo anche fare un'altra cosa ancora. Forse potevo addirittura vincere sto turno. Vediamo. Eh sì, perché sta roba si attiva. Vabbè. Cosa fa? Speciale dalla mano. Madonna, che combo. È fortissimo sto mazzo. Non ho minimamente considerato il potenziale di attacco delle carte, però mi sono reso conto che ha tanti effetti interessanti. Ecco, è partito. Qua c'è l'archetipo proprio. Ok. No, Le api contro i gatti. Speciale un battle wasp dalla mano o anche o dal deck, cosa? Aspetta. Che fa diventare tuner, se non sbaglio. è? Oh. È vero, ci sono anche i sincro questi cosi? Aia, adesso metti uno grosso io ho perso. Eccolo là. Questo è do... Ah sì, c'è una testa d'ape, un'ape con un arco, non l'avevo mai visto. Speciale al grave. Comincio ad essere leggermente preoccupato. Se non facevo tutti quegli errori prima, al posto di 1600 avrei avuto 1600 più un 700 più un altro 700. 1400. No, vabbè, non chiudevo. Synchro climbing, ragazzo. Guarda come scomba. Ma mando una carta tribrigate dal deck al cimitero. Non so quanto mi convenga, onestamente. Tanto
tutti. Boh, non parte niente. Ah, perché sono su ignora catena. Vabbè, tanto non l'avrei attivato. Aia. Che è? Cos'è? Urno 2005, ok. Pazzo. Eccolo qua, che torna. Bestia divina sempre. Non lo so. Gatto quantico. Prima avevi solo il Synchro 2002, ho detto vabbè, faccio il gatto. Ma che regola è? Ma che cos'è? Che errore. Sono completamente dimenticato. Questa anche panno, altro effetto, ma che è? Fino alla fine del prossimo turno il piccolino non può essere distrutto? Agli altri non posso andarci sopra. Bene. È finito. Vabbè, qua. Non ci voleva. Cosa posso fare? Beh. Posso usare queste due Ferrigit per fare un'altra Ferrigit. Non male. I meno. Vabbè, però se le mandi al cimitero non ti facevano pescare. Quello non può essere distrutto in battaglia, sai? Sì, lo so, lo so. È vero, poi pescano anche in quella maniera. Sì. Mamma mia, questo qua era un top tier, altro che gli altri. Vabbè. Ah, M2 automaticamente, chi è che l'ha deciso? Vabbè, tentiamo il tutto per La tutto. carta trappola. Cosa fai, Neghi? Via. Ne è partita solo una, ovviamente. Perché è once per turno, se non sbaglio. Attenzione, si aggrappa al tavolo. Ti sei bloccato il terreno con due mostri scarsissimi. Attenzione! C'è un altro, più grosso ancora. Ma perché ha tutti gli archi, Sincro? Altro che Apollo usa. Sì, vabbè. Ma quella è una formica, ma che. Bello questo. Vuole dare spettacolo solo per voi, ragazzi. Kama the Conquering Bow. Mamma mia, mi piglio in biru. Meglio non esagerare. Non l'abbiamo messa come staple, mi sembra. Ha detto, figurati se uno riesce a fare 5 evocazioni. Mamma mia, che come worka sto mazzo. Questo mazzo qui lo voleva costruire Brandon all'inizio. Salutiamo Ci Brandon credo. che non guarda nessuno dei nostri video. È uno dei mazzi perfetti per Brandon. Vai, fammi pescare. Che? Sì, vabbè. Così mi tolgo anche la seconda polimerizzazione dalla mano. E voilà. E poi tra l'altro la poli era per il gatto Lunalight. E le ho viste tutte effettivamente, sia le poli che i gatti Lunalight, però in tempi diversi. Se ti faccio andare primo cosa succede? Ho paura. Vabbè, vado primo io. Carte completamente diverse da quelle viste finora. Pensavo di aver già fatto un altro errore enorme. Attenzione. Sì, si attiva, ok. Non avevo neanche verificato che si attivasse. Sì, a volte ci sono ruling che uno non si aspetta, Sì, quindi. sì. Per sicurezza io direi di fare così, dato che non so bene gli effetti delle carte. Poi vengono distrutti in hand, giusto? Facciamo questa, va, che assottigliamo un po' il mazzo. Cos'è? Ti va bene che c'è un gatto lì C'è in il mezzo? gatto, in basso a destra, anche in basso a sinistra. Allora, stacco uno e addo una carta Melfi, se non erro, sì. Nascondino Melfi. Li attivo subito.
E cosa fa? È la prima volta che un mostro bestia dovrebbe essere distrutto dall'effetto di una carta, non verrà invece distrutto. Vabbè, che dall'effetto non è così performante, però. Tipo un pendolo, sei tu. E Gongato, vai. gongato. Sai quello che sa un gatto? Non mi sembra un gatto. Allungato. Ci ho provato, io ho detto, boh, proviamo a scrivere anche gato, vediamo se viene fuori qualcosa. Gato robot. Allora. Eccolo, il baby. Non so perché sto facendo sta cosa. Vabbè, non importa. Dai, buono, buono. Buono, molto buono. Che questa si attiva di nuovo, sì. Di lusso. Addo il gatto. Più che tutto per tutto. Vabbè, proviamo. Normal. Tutto per brand. Tutto per brand. I danni, e che danni. 700 sono buoni, non si butta via nulla. No! Mamma mia. No, no, cosa fa? Basta. Bella. M2 diretta, alla via. Tutto sprecato. E niente. Me la sono giocata male, avrei dovuto tenerlo il kit. La vedo malissimo. Fortissimo sto mazzo. Eh Eh sì. sì. Questa me la sono dimenticata prima. Fantastico. Cioè, vabbè, dai. È invincibile sto match, cioè perde solo da Nibiru, non può perdere da altro. Ma che roba. Vaccherò. Devastante. Sì, vabbè, va. Ciao. Non abbiamo riconosciuto che era un top tier questo. È vero. L'abbiamo sottovalutato. Meno male che l'abbiamo messo insieme agli altri insetti. Facciamo così. Cosa fa quello? Il sincro? Non lo so. Vabbè. Ti infliggo 800, presumo. Meno male. 200. Raga, fermatelo, scrivete qualcosa in chat, vi prego, nei commenti. Pazzo. Ti piace il miele, Michael Assolutamente Swan? no. Mi piace solo combattere con le mie api. Veloce. Ci sono, ci sono. Basta. Ti prego. Sì, ciao. Stesse carte di prima, io c'ho tutte carte diverse almeno. Peccato, non si vedrà un G3, raga, mi sa. Impossibile togliere tutta quella roba. Sono giocata male io, per carità, però. Mamma mia, che forte. Cosa? Basta! Cosa? Anche dal cimitero, in battle.
Dalla mano, c'è in uno, c'è in due, 500, basta. Sì, ciao. Peggio di Karakuri. Fortissimo, veramente, abbiamo scoperto un archetipo. Adesso me lo compro questo Forse rimane a 100 vite, non lo so. mazzo. Quello che pensi tu. Ah, buono. Ah, non si pensavo si togliesse. È l'ultimo attacco questo? Sì. Ma devo farla comunque. Attenzione. Ma non ribalto mai più questa situazione. Sì, poi c'è tutta la... si attiva dal cimitero. È vero, comunque questa serie sicuramente può aiutare le persone a scoprire nuovi archetipi. Ah sì, Allora, vero. sì, questa confligge un po' con l'altra, però non troppo, diciamo così. Rimischio tre bestie e pesco uno. Buono! Attenzione! Non basterà però. Ah, è vero, fissa quella. E vabbè. Oh! Attenzione! Allora, Sì, vabbè, poi dove lo trovi tutto sto spazio per mettere tutti questi mostri? Attenzione, cosa fa Melfichetti? Aspetta. se il tuo avversario controlla 5 più mostri, fai tu, spacca Ok, tutto. avevo visto mostri. Ah, nulla di che. Non ho mai visto un board così neanche quando sono andato al YCS. Bello che fai, ignora catena, ma ti chiede comunque di attivare. Basta. Ti prego. No. Ti prego. Non capisco perché non mi fa fare una cosa. Vabbè, pazienza. Bello Xyz. Ah, è vero, c'è l'Xyz, il rango 6, vero? L'hai messo? No, no, non l'ho No, messo. forse un rango 7, non sei. Quell'ape meccanica è abbastanza nuova. Allora, Michael, io ho una proposta. Allora, aspetta, fermati, fermati. Ti prego, per lo spettacolo, attacca prima la coperta. Tanto ho Sì, perso. vabbè, ma cos'era? Mica un soldo. Ah, vabbè, ho perso lo Cos'era? stesso, ho perso lo stesso. Una volta l'hai fatto, in un game, hai attaccato prima la carta coperta e ha cambiato tutto. Questa fantastica carta mi permette di rimbalzare due dei tuoi mostri e uno dei miei. Bel modo per suicidarsi. Oh, vabbè, ora c'è la trappola. Innanzitutto c'è il gatto. Il gatto è sempre verde. Mi hai fregato. No, non riparto mai nella vita comunque. Ma questo gatto qui è fortissimo sul field, non avevo capito cosa fa. Però non si può attivare. È irribaltabile sto terreno. Aspetta, ho pescato un pendulum. Aspetta, ho No, ma è pescato scalato tre anche cerchi. quello. Pam! No, non mi ero neanche accorto che avevo due penduli. Però sono entrambi scala 2, peccato, se no potevo spendolare 4, ma poi non facevo comunque nulla. Ma l'hai messo quello lì? Forse c'è un gatto Magispecter, non lo so. Sì, quello che ho pescato adesso. Ah, ok. È
per quello ho detto c'ho due pendoli, però anche quello è scala 2. Poi questa speciale alla mano, se ho capito, se mi ricordo. Niente, mo l'in4 gatto Potrei mettere questo gigante. per tentare di sopravvivere. Link 4 gatto ci vorrebbe. Non ho nulla per andare sopra quelli. Devi attaccarmi infinite volte quel gatto di prima che rimbalza due tuoi e uno mio. Quindi devo per forza avere un altro mostro perché non posso autorimbalzarmi quello che hai attaccato. È impossibile. Ma scusa, ma questo... Ah, ok. Pensavo terminasse la battle, invece dice solo che non prendo danno. Dice, una volta per turno termina la battle, interessante. Ah, ecco cosa volevo dirti, che quando stavo costruendo il mazzo avevo preso il 90% delle carte e poi anziché fare sort per metterle in ordine ho cliccato clear e cancellato tutto. Ho dovuto rifare tutto da capo velocissimo. Attenzione. Vabbè, non basta comunque, purtroppo. Però mi dispiace perché questo mazzo qui aveva del potenziale, il mio. Però ha beccato un avversario troppo tosto. Sì, Ave, vedendo quello che ha fatto co fa combo migliori dei miei mazzi T1. Cosa fa questo? Ah, sono Cos'è scemo, questo forte? è... Adda una carta Magispect. Peccato sia solo un centro d'attacco, se non era forte. Perché non ha fatto niente? Ho perso. Ma ripeto, per poco, però. Non è vero, per tantissimo. Ah, dei Nand. Di nuovo ho dimenticato di attivare nascondino Melf. Puoi pestare. Ah no, aspetta, non è vero. Che? Ma cos'è? Dov'è l'ape qui, scusa? Sì, ma non chiudo comunque se non sbaglio. Non chiudi perché ti sei tolto il mostro, sennò avresti chiuso. No, la trappola non porta dal deck, scusa. Dovevo togliermela. Portal deck, ma non ne ho più, mi sa. Ah, vabbè. Per lo spettacolo, ragazzi. Prot. Oh, niente. E vabbè, torniamo su Discord. Allora, com'è stata? Ti è piaciuto? Sì, dai, a sto giro è andata bene. Abbiamo scoperto veramente un mazzo top tier potential, eh? Interessante. Forte, Mamma forte. mia, bellissimo. E il mio mazzo aveva delle giocate carine, ma non aveva potenza d'attacco, purtroppo. Sì, quando hai detto sta frase ho pensato fossimo di nuovo in Mirror perché è esattamente quello che ho pensato io finché non ho realizzato che il mazzo poteva fare il sincro, perché a Sì. parte il sincro tutti i mostri del mio mazzo sono deboli d'attacco. Io avevo la fusione Lunalight, Cat Dancer, che era un 2-5 forse, però dovevo farla per forza con i due gatti, cioè non ho messo altra roba. Poi ho tolto Poli di G2 perché ho visto doppia Poli in G1 e mi sono arrabbiato. E vabbè, quindi abbiamo recuperato un po', ho accorciato un po' le distanze, vediamo un po' anche settimana prossima se riesci a Sì, adesso pareggiare. quant'è che siamo? 3 a 2 se 4, non erro. 3 a 2, Sì. sì. Quindi settimana prossima è l'occasione per ripareggiare, vediamo un po' come andrà. Speriamo, no? Ok, ti ringrazio per la partecipazione, come sempre. Vi invito Grazie ragazzi a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ci vediamo settimana prossima per un nuovo episodio. Lasciate un like se questa serie vi piace. Seguitemi anche su Instagram se volete. Seguite anche il mio amico, vi lascerò il link qui sotto in descrizione.
e ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti!